Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Presidente Conte, il prossimo vertice del Consiglio europeo ormai alle porte. È un'importante occasione per far soffiare anche in Europa il vento del cambiamento. La maggioranza politica che sostiene il governo è compatta e vuole davvero anche un'Europa che possa avvicinarsi alle reali esigenze dei cittadini e possa essere a servizio del bene comune dei suoi cittadini. Non chiediamo grandi cose, Presidente, ma il cambiamento è prima di tutto un nuovo modo di pensare alla politica e invertire le priorità per mettere al centro i cittadini. Questo può esporci a critiche, ovviamente, ma non ci fermeremo mai. Per me il cambiamento in Europa significa dare più importanza al bilancio sociale che è a quello finanziario e prendere atto che è ora di fare politiche che promuove la crescita economica. Dobbiamo essere realisti, signor Presidente. L'austerity in Italia non ha diminuito il debito pubblico e ha messo in secondo piano la lotta alla povertà. Che è un obiettivo perseguito dalla stessa Unione Europea. In questo intervento mi limiterò ad esporre al Presidente del Consiglio alcuni punti che ritengo fondamentali per un vero cambiamento in Europa, soprattutto per il nostro Paese. Per quanto riguarda l'ambito economico e lavorativo, anzitutto occorre evitare che aumenti ulteriormente la pressione fiscale che è sui contribuenti nazionali. Aumentare l'IVA può compromettere l'efficacia del nostro riforma perché l'aumento di tasse rallenta i consumi e la crescita. Questo lo dice la legge dell'economia. Occorre poi impegnarsi nel contrastare la povertà. È indispensabile che i fondi europei provvedano risorse che ostacoleranno la povertà, perché se l'obiettivo è il bene comune, non possiamo dimenticarci degli ultimi. Occorre poi rafforzare il programma COSME, riservato a sostegno delle PMI, le piccole e medie imprese, e facilitare l'accesso al credito. Non dimentichiamo mai il grande sforzo che l'immenso sacrificio delle nostre piccole e medie imprese nel difficile periodo della crisi economica. Abbiamo il dovere di credere che il loro sviluppo sia fondamentale per la crescita economica del Paese. Bisogna includere, signor Presidente, la revisione dei parametri in questa risoluzione per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese. L'Europa quindi deve proporre una revisione degli accordi di Basilea che non ostacoli la crescita attraverso l'agevolazione delle piccole e medie imprese, spina dorsale del nostro Paese. Non dimentichiamo infine i giovani. La disoccupazione giovanile è molto elevata, è un indice di una società malata. Dal futuro dei giovani dipende il futuro dell'Europa, è un particolare del nostro Paese che ne ha sofferto di più. Occorre potenziare le politiche attive del lavoro e la formazione professionale che consentire un collegamento strategico tra scuola e l'impresa. Anche questo è una scommessa importante per l'Europa. Sul tema del mercato unico, signor Presidente, occorre un impegno comune perché questo mercato porti benefici ai cittadini e alle imprese.
e non una riduzione delle possibili possibilità lavorative o delle tutele sociali. La concorrenza sana è quella che non guarda solo a costo del prodotto, ma anche tutela soprattutto i diritti dei lavoratori. Il mercato unico non deve trasformarsi in una corsa a ribasso, ma deve promuovere l'efficienza e rimuovere le inefficienze al vantaggio dei cittadini e delle imprese. Occorre guardare al mercato unico nella consapevolezza del nostro tessuto socio-economico, fatto di piccole e medie imprese di qualità che danno lavoro a milioni di cittadini italiani. Proprio per questo è importante sostenere il rinnovamento dei loro processi produttivi ed evitare che restino scacciati dai colossi del mercato. Occorre dunque, signor Presidente, altro punto chiave è la lotta alla delocalizzazione fiscale, il principio di libertà circolazione delle imprese non deve condannare alle precarietà i lavoratori. Ogni impresa è fonte di vita per le famiglie e nel mercato comunitario non si può consentire che la delocalizzazione avvenga per aumentare i profitti risparmiando sul costo del lavoro. Il costo del lavoro è composto dai diritti e se ci sono paesi in cui i diritti sui lavori mancano, è lì che bisogna intervenire perché il mercato migliori e perché la concorrenza sia sana. L'Europa ha fortemente bisogno di coesione. Il mercato unico deve essere rafforzato per affrontare inevitabilmente sfide futuro e imminente proveniente dall'est del mondo e deve essere un modello competitivo fondato sui diritti e sul rispetto alla dignità umana. Sull'immigrazione, il contrasto alla tratta di esseri umani necessita di un intervento comunitario mediante direttive e regolamento che consenta una strategia comune per fermare sia gli scafisti che tutti coloro che hanno fatto dell'immigrazione un business sulla pelle degli esseri umani. Io dico che è necessario promuovere e rafforzare il rapporto con le istituzioni africane e potenziare lo scambio di informazioni tra Europa e l'Africa. Lo sviluppo socio-economico dell'Africa è fondamentale per contrastare l'immigrazione clandestina, per cercare un nuovo mercato stabile. L'Africa non ha più bisogno di carità, ma di cooperazione internazionale per favorire la sua crescita economica in autonomia. Promuovere lo sviluppo dell'Africa è un investimento per il mondo intero. Per concludere, Presidente Conte, chiudo il mio intervento incoraggiando il governo del cambiamento a continuare su questa strada e a restare sempre dalla parte dei cittadini. Per questo siamo stati eletti ed è per questo siamo qua. Questo è un percorso importante verso il rinnovamento dell'Europa, di un'Europa che sia vicino al popolo e che faccia il suo interesse e per la sua sicurezza. Questa è l'Europa che vogliamo, questo è il futuro dei cittadini europei e questo è quello che i cittadini italiani chiedono. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Presidente.